è uno dei modi più naturali per cucinare il pesce. Eseguita a regola d'arte, regala profumi e consistenze ineguagliabili e mantiene praticamente inalterato il gusto delle carni. È la grigliata o focone, come viene comunemente chiamato dai pescatori, che per la sua praticità o rapidità lo utilizzano anche a bordo con il pescato di risulta. Sulla graticola praticamente ci possiamo mettere di tutto, dai molluschi al pesce bianco, ai mitili, al naturale o con la mollica di pane. Ma è col pesce azzurro che la grigliata dà il meglio, esaltando al massimo le caratteristiche del pesce. Ma quali sono le regole maestre per eseguire una grigliata a regola d'arte? Il pesce alla griglia è tutto una procedura molto particolare, perché dobbiamo partire da un presupposto di pesce nostro dell'Adriatico, che è quello che si presta molto alla griglia, perché nell'Adriatico c'è il pesce piccolo. Una volta pulito bene, e chiaramente bisogna lavarlo, ma l'importante è non andare a condirlo quando ancora è bagnato, c'ha dell'acqua, quindi bisogna avere la pazienza di asciugarlo con uno scottex. Una volta asciutto bene, noi dobbiamo prendere il pan grattato, la mollica, ci mettiamo un pochino di sale e pepe. Dire che non ci va l'aglio e il prezzemolo è un errore, quello che poi alla fine dà di ritorno il sapore della grigliata. Il pesce va nel pan grattato, da asciutto, in un'altra bacinella si tira sul pesce un po' scrollato, poi si dà un filo d'olio buono e ancora una spolverata di pan grattato. Quello è il miglior modo per condire il pesce. Una piccola particolarità che è anche giusto dire, perché chi a casa appunto ha un giardino e può accendere il fogone, quello che è importante è usare il carbone grosso e farlo accendere molto bene fino al punto che diventa, poi chiudendo gli sportelli del fogone, il carbone diventa bianco. Quello è il momento giusto per mettere su. Le griglie, le gradelle, devono essere usate sempre solo per il pesce. Se uno ha 2, 3, 4 gradelle, una la usa per la carne e sempre per la carne, e le altre per il pesce. Prima di ingradellare il pesce, si prende uno scottes bagnato con un po' d'olio e non si gratta la gradella, che non si deve scoprire il ferro, ma la si tampona con l'olio, in modo che il pesce, quando tu sgradelli, non è attaccato, perché quello è un problema grosso. Le gradelle devono essere appena unte, e quando metti il pesce sulle gradelle evitare dei buchi centrali dove può passare l'aria calda e il fuoco. Tempo di cottura 5 minuti per parte.